Eccoci, oggi siamo in provincia di Bergamo, siamo a Lerano e cercheremo di salire sul Monte Bronzone. Abbiamo parcheggiato qua appena sotto la chiesetta degli Alpini, c'è un comodissimo parcheggio anche se piccolo. Sono quasi le 8 del mattino e quindi ci dobbiamo incamminare per di là, sentiero 701. Andiamo. Dopo 10 minuti e un quarto d'ora c'è un piccolo bivio, bisogna tenere la sinistra e quindi proseguire sostanzialmente verso l'alto. Altro bivio poco dopo, con comodi cartelli. Vediamo un po'. La nostra destinazione, il Monte Bronzone, è indicato da questa parte. Il primo chilometro e mezzo, tutto nel bosco, la strada è lastricata, abbastanza comoda, anche se un po' ripida. Me l'aspettavo un po' più tranquilla, almeno nel primo tratto. Comunque stiamo già prendendo abbastanza quota. Qui ci sono dei cartelli che adesso indicano che dobbiamo scendere di là. Avanti ci sono dei capanni da caccia, probabilmente. Siamo entrati nel sentiero e si fa un po' più stretto. Per ora è sempre tutto ben indicato. Le tracce del sentiero su questo percorso sono principalmente per terra, c'è poca segnaletica verticale, più orizzontale. Poi è pieno di capanni da caccia. Proseguendo arriviamo a questo bivio. Attenzione perché le indicazioni sono sempre proprio minime. C'è una piccola scritta a pennarello bronzone qui e qui dovrebbe essere il sentiero 701. Quindi si tiene alla destra e si va su di qua. Occhio alle indicazioni. E niente, nel mezzo del bosco c'è un guardrail, però considerato che qui c'è una stalla rifugio per animali, probabilmente è per quando le mucche corrono e vanno giù in derapata per evitare che si ribaltino giù dai monti. Ma comunque noi proseguiamo per di là. Proseguendo c'è una bella indicazione verticale per il Monte Bronzone, il sentiero diventa il 719 oppure il 5 giallo. Su, su, su. Il sentiero è tornato al 701. Giusto, giusto. Comunque molto, molto boschivo, un bel coperto. Non si sente per niente caldo. Attenzione che poco prima di questo bellissimo panorama sull'Iseo c'è l'indicazione per la vetta del Monte Bronzone. Il problema è che arrivando da di là uno proseguirebbe dritto perché non c'è nessun segnale. Quindi su per questa strada. Qui c'è un tratto con roccette un pochino scoscese, ma niente di non fattibile. Ecco, l'ultimo tratto, spero sia l'ultimo tratto, opa, del percorso è un po' in pendenza sulle roccette. Adesso non dovrebbero mancare, crediamo, un quarto d'ora, 20 minuti al massimo. Comunque c'è un panorama fantastico sul lago di Iseo. Dietro. Da sopra dovrebbe vedersi anche meglio. Ecco qua, spuntiamo dall'ultimo tratto di bosco, cortissimo, e quella campana là sopra indica che chiaramente siamo arrivati.
Quindi facciamo questo piccolo tornante e dovremmo essere in vetta. Siamo arrivati in cima, 1334 metri in Monte Bronzone. Il panorama è assolutamente spettacolare, si vede anche dalle immagini, vista 360 gradi sulla pianura lì, le Orobie dall'altra parte e il Monte Isola sul lago d'Iseo qua dietro. È un posto unico sicuramente, c'è un po' di foschia perché è estate e per il resto la temperatura è comunque abbastanza sotto controllo, oltre al fatto che è stato quasi tutto boschivo tranne quest'ultima parte. Quindi niente, adesso ci guardiamo un po' intorno. Metteremo via l'attrezzatura da video e tiriamo fuori le Torniamo giù. bacchette. Torniamo giù, vediamo un attimino quanto ci vorrà. Per salire ci sono voluti circa un paio d'ore, poco più di un paio d'ore, con tutta calma comunque. Andiamo. E nonostante tutto ce l'abbiamo fatta. Dico così perché siamo riusciti a Siamo perderci. vivi. Sopra, appena scesi dal Bronzone, abbiamo seguito delle risibili indicazioni che ci hanno buttato a caso nei boschi assolutamente. Grazie a tanta pazienza, GPS che non funzionava e un po' di senso dell'orientamento, abbiamo fatto un giro che non abbiamo ancora capito qual è. Lo vedremo su Relive a fine video. Ma dopo 11 km e quasi 6 ore, 5 ore e 50 di camminata, siamo tornati alla chiesetta degli Alpini dove abbiamo parcheggiato. Adesso siamo abbastanza stanchi, Ah, sì, affamati, pizza. disidratati. E adesso pizza. Quindi ci dirigeremo verso la prima pizzeria che troviamo. Oh, benissimo. È stato bello, un po' tanto lungo, un po' tanto intenso, ma comunque bello. Alla Alla prossima. prossima!